La Spider supercompressa sfreccia per le strade di Centocelle. La borgata Gordiani è al di là delle case fresche di intonaco. Dall'auto azzurra scendono Franco Citti, il padre di Franco Citti, il figlio di Franco Citti. Dopo due film e un terzo che sta per cominciare con Anna Magnani, Mamma Roma, l'attore che è uscito dai romanzi di Pasolini sembra smentire quelle pagine. Da sottoproletario si è rapidamente imborghesito. Il ricordo delle baracche e delle giornate fameliche è lontano. A ricordo, Raccattù, tutti nascemmo con una vocazione. Io sono nato con l'istinto da far ladro, eccomi qua. Tu non sei nato con l'istinto da far pappa, ma Raccattone, eccate là. Oh, ma c'è niente da fare oggi, proprio a me venga a piede vetro. Siamo su una specie di terra di frontiera. Gli ultimi grami pianori desolati battuti dal vento e attorno la foresta di cemento che cresce. Solo i ragazzini sono sempre gli stessi. Fanno la spola fra i Montarotti, la macchinetta della gomma da masticare e il cinema all'angolo con i manifesti di Steve Reeves. Oh. Via qua, papà, sei. Tipo, adesso noi stiamo bene, ci siamo sistemati, perché non te ne venghi con noi e smetti da lavorare? Ah, ma tu lo sai, a me mi piace lavorare, che è lavoro per conto mio, non sono controllato da nessuno e fino a che gliela faccio lavoro, non gliela farò più. Vabbè, ma che te frega a te da lavorare adesso, mentre io e Sergio stiamo bene, te potremmo stare vicini. C'hai ragione, ma sai che mi è sempre piaciuto lavorare. Dal pian terreno Franco Citti è salito. Dalle finestre di casa si vede la vecchia borgata di dove è venuto. Solo suo padre non crede molto a questi cambiamenti. Lui ha il suo lavoro, uguale da tanti anni, e non vuole abbandonarlo. Ma lei che studi ha fatto? Ma ho studiato pochissimo, fino alla quinta elementare, perché ero un capoccione, ho dovuto ripetere 5 anni a prima, e così non c'è avuto mai tempo per fatto da guerra di studiare. Ma finita l'elementare che ha fatto? Ma nient'altro. Ho seguitato il mio lavoro insieme a mio padre. Ma che lavoro è? Pittoretto. Da quanti anni è sposato? Ho sposato... sono 10 anni. Quanti figli ha? 2. Sua moglie è contenta del suo lavoro? Ma nel lato finanziario sì. Cioè, preferisce che lei faccia il pittore o l'attore? Beh, quando io facevo il pittore preferiva perché io stavo più in casa. Non la vede mai? No. Beh, mai, insomma. Un paio di volte al mese. La sua moglie non vorrebbe fare anche lei del cinema, no? No, non ci penso nemmeno. Lo sa che Fellini ha detto di lei che è il Toshiro Mifune delle borgate? Lei lo sa chi è Toshiro Mifune? No. È un attore giapponese. Ma lei si sente attore veramente? Oppure recita così in modo istintivo? È una domanda un po' difficile. Veramente non lo so. Mi chiedono di far quello, io faccio quello. No, ma lei un giorno ha detto, io non sono intelligente, faccio tutto così d'istinto. Sì. Cosa voleva dire? Volevo dire che... per me fare l'attore è come fare qualsiasi cosa, insomma. Come fare il pittore? Ma anche più facile. Senta, che cosa ricorda di più della sua vita passata, prima che facesse l'attore? Ci dica un episodio, quello che ricorda maggiormente. Lo sposalizio. Il matrimonio. Perché? Che c'è stato di particolare? Ma è stato un disastro proprio. Ma il disastro come matrimonio o come cerimonia? Come cerimonia. Perché? Che è successo? Qualche... mi avvelenai 4 ore prima dello sposalizio, per sbaglio, ho bevuto dell'ammoniaca. Allora mi portarono in un bar dove chiamarono un medico che non ci ha potuto mettere mani perché mi spacciarono per morto. Allora lo portarono in ospedale? Sì, mi portavano in ospedale e lì mi hanno fatto, cioè, delle lavande gastriche, tutte queste cose. E lei il giorno dopo si doveva sposare? Sì, dunque questo è successo alle 2:30 di notte, io dovevo sposare alle 10 di mattina. Sinonché per sposare scappai dall'ospedale
mutandine per tutto il paese. Ma questo dove succedeva? A Fiuggi. Ed è arrivato a sposarsi? E poi... Ma non in mutandine, però. No, mutandine magari no. Anzi, c'era un vestito e me l'hanno prestato. E poi c'è avuto, durante lo sposalizio, insomma, il cammino, perché si usa a piedi, sposare, la cavallo, che il mio socio non voleva accompagnare la figlia, insomma, sotto braccio, in chiesa. Perché? E perché si è messa dietro a tutti quanti, a tutta la fila, perché noi buttavamo i confetti e lui li raccoglieva e li portava a casa.